Questa domanda che vi viene fatta di spalle è per conto terzi, è per conto di mio cugino, al quale io ho chiesto: fammi una domanda. E lui di risposta: la domanda è questa. Perché ti dovrei fare una domanda? Sembra un gioco di parole, ma non è affatto così. Qual è la ragione profonda che mi spinge a chiedere alla gente: che cosa hai da chiedere tu, supposto che ti ritrovi di fronte alla verità, ossia a chi ti può svelare il vero che tu vuoi conoscere? Ebbene, in questi termini, la domanda, perché bisogna porsi una domanda, è degna della risposta più importante che esista. Dio ci ha messo al mondo perché ognuno chieda alla libertà assoluta del suo spirito chi secondo lui è il valore da rispettare, da amare, da prediligere nella vita, indipendentemente che vi si creda o no, che si sia pessimisti o ottimisti. E quindi porsi la domanda: chi sono, da dove vengo, dove vado, cosa è la mia vita, che senso ha, c'è un senso? Porsi la domanda su noi stessi, su Dio, sul valore delle cose, sulla natura e sull'essenza di questo qualcosa cui siamo stati costretti, è il segno dell'uomo che, immesso in una condizione, cerca come prima e fondamentale cosa di capire in che contesto esiste. Purtroppo la filosofia, la scienza e tutte le altre discipline che avrebbero potuto dare una risposta si sono arenate di fronte alla osservazione del nostro mondo. Esso, preso così sul serio, proprio con ogni intento di arrivarlo a conoscere, ha denunciato tutto il suo limite, perché alla base della nostra esistenza reale, che è percepita in modo relativo ad un'altra presa come riferimento, quando viene a mancare proprio l'altra cui questa si riferisce, è la volta buona che chi osserva questo mondo non lo capisce più in alcun modo, credendolo come l'unica cosa seria da considerare, dimentica che è la vista solamente in cui appare la dinamica elettrica e quella della materia, mentre invece esistono nell'esistenza, e oramai è stato scoperto dalla scienza, la realtà esattamente uguale e contraria del movimento del magnetismo
e del movimento dell'antimateria. Per cui se noi vediamo il mondo che avanza, è semplicemente perché lo osserviamo su quel 50% del totale che avanza. E poi stupidamente crediamo che avanzi tutto e cerchiamo in quel tutto, che poi è solo il 50% che avanza, la ragione del suo avanzamento. No, la ragione del suo avanzamento è dovuta alla dinamica dell'altro. Ecco perché l'osservazione nuda e cruda, scientifica, della realtà in atto, per capirla e per darne un senso, sono crollate tutte. Tutte le filosofie che cercano di spiegare questo mondo con questo mondo hanno denunciato il loro limite. L'unica realtà che è in grado di spiegare questo mondo sulla base dell'altro è la fede oggi, perché Gesù Cristo disse: non considerate questo mondo come il risultato finale, esso è soltanto l'anticamera dell'altro mondo. Quindi invitava a trascendere questo per comprenderlo. Invece tutta la scienza oggettiva, che non lo trascende nel tentativo di comprenderlo, non capisce un H. Vede in atto la evoluzione della specie, il divenire, di questa parte che osserva soltanto sotto l'aspetto del movimento elettrico e materiale, e vi crede, dimenticando la sacrosanta lezione data a tutti dalla visione del Galileo Galilei, che non si limitò a quello che si vedeva, ossia che il Sole girava attorno alla Terra e che tutta la vasta celeste girava attorno alla Terra, e arrivò a capire che era vero esattamente il dinamismo opposto dell'osservatore, che trovandosi a osservare il tutto mentre girava sulla Terra, vedeva relativamente girare non chi veramente girava, ma l'altra parte. Ecco, quando questa lezione sacrosanta data da Galileo Galilei non è ancora capita, l'uomo tutt'oggi crede, giura nel divenire. E ci sono tutti che cercano di dare una spiegazione al mondo nel suo avanzamento. In un futuro, sempre lungo questo avanzamento, in cui si arriverebbe a un certo punto alla verità secondo questo avanzamento, dimenticandosi che per arrivare alla sua verità bisogna considerare l'altra parte cui questo è relativo. E quindi, vedete, perché io dovrei farti una domanda? È spiegato perché finora la sfiducia nella comprensione, e che quindi perfino il fare una domanda in questo mondo così confuso sembra una cosa stupida, perché non esistono possibilità di comprensione. Si rivela una domanda che ha una precisa risposta. Bisogna fare la domanda perché una risposta esiste, si può conoscere, ed è quella di quel mondo complesso, fatto di azione e reazione, fatto della dinamica dell'acqua e della dinamica del puro spirito, secondo l'indicazione che già Gesù 2000 anni fa diede a Nicodemo. Quella lezione in cui il Galileo Gesù spiegava la complessità del mondo messo in relazione allo spirito puro dell'osservatore e alla materia vista nel movimento contrapposto, fu ripresa dall'altro Galileo Gesù,
ma non Gesù. Galileo Galilei non ha trovato ancora risposta. Purtroppo, nemmeno il Papa, che aveva chiesto alla ragione l'aiuto, e che l'unico che vi parla, l'unico filosofo, ha cercato di portare al Papa, non è stata possibile portarla nel 1999. Così, nel 2000, il Papa Wojtyła chiedeva perdono al Galileo Galilei, senza accorgersi che tutta quella campagna che avevano fatto contro il Galileo Galilei, ritenendolo empio, contro Gesù Cristo, l'avevano fatta contro il Galileo, non Galilei, ma Galileo Gesù, prima ancora del Galileo. E così è accaduto umanamente questa cosa mostruosa. Mentre il Papa chiedeva perdono al Galileo Galilei, dimenticandosi di chiedere perdono al Galileo Gesù, c'era uno, esattamente io, che stava cercando di ricordarglielo, che nella verità della religione esisteva una pecorella smarrita e si chiamava Galileo G, ma non era Galileo Galilei, era la verità detta dal Galileo Galilei ante omnes, ossia dal Galileo Gesù, quando per primo aveva posto in essere il principio di azione promossa dal puro spirito e reazione promossa dalla dinamica vista proprio nell'acqua, perché proprio la molecola dell'acqua dà il campione unitario della massa che la scienza ha riconosciuto doveroso nel chilogrammo, come in un decimetro cubo esattamente di acqua. Quindi non solo la verità è conoscibile, ma l'uomo deve porsi questa domanda, ossia deve chiedersi in che cosa mi trovo, dove vado, da chi vengo, perché oggi queste domande ci sono, io ve le do. E vi spiego questo mondo non sulla base di questo mondo, il che è impossibile, sulla base dell'aspetto uguale e contrario di questo mondo, perché la realtà esiste al 100%, ma quando noi ne vediamo solo la dinamica dell'elettricità e della materia, stiamo assistendo solo a un 50% della verità, che deve la sua verità al 100%, ossia proprio all'altro mondo che, se non è considerato, non può portare a nessuna conoscenza assoluta.